Sull'isola d'Elba il vino è tradizione. Dagli Etruschi, che per primi cominciarono a coltivare la vite, a Napoleone, che ne certificò la qualità, equiparandola addirittura a quello francese. E sono frutto della tradizione anche i vini che oggi produce l'azienda, le sughere. Negli anni 70 era un'attività amatoriale con una produzione di qualche migliaio di bottiglie, ma alla morte del padre Virgilio subentra il figlio Aldo, che, abbandonata la professione medica, si dedica anima e corpo allo sviluppo dell'azienda. Circa 20 anni fa abbiamo deciso di investire parecchio con la cantina nuova che facemmo, poi un agriturismo e impianto di molti vigneti. Ecco allora nascere l'azienda che oggi vediamo. Alle uve dei 7 ettari di proprietà si aggiungono quelle dei conferitori locali per garantire una produzione complessiva di circa 70.000 bottiglie l'anno. Cuore tecnologico dell'azienda è la cantina. Questo che vediamo è la zona di produzione più grossa, dove ci sono le botti di stoccaggio, e tra queste spicca in modo particolare questa alle mie spalle, che è un vinificatore automatico, cioè funziona sulla base dell'energia fornita dalla fermentazione stessa. Cioè la fermentazione produce anidride carbonica che in ambiente chiuso, perché io chiudo tutto, e produce una pressione che sposta il mosto dall'alto, dal basso verso l'alto, facendo così, mantenendo le bucce bagnate e senza spreco di energia, senza spreco di manodopera, senza neanche fare niente, è chiuso dall'esterno, il mosto agisce sulle bucce e può estrarre colori, sapori, eccetera, eccetera, e permette anche di migliorare molto il prodotto, oltre che un risparmio totale di lavoro e di manodopera e di energie, e anche il miglioramento sostanziale del prodotto. Giorni di vendemmia questi, ed ecco allora arrivare in cantina un carro. Quella è uva passita di Aleatico. Aleatico è un'uva rossa, è un po' la bandiera dell'Elba, è un'uva rossa che si fa passire, ed in effetti l'Aleatico dell'Elba esiste solo in quanto passito. L'Aleatico è un passito che ha delle caratteristiche molto particolari. Il passito rosso, ce ne sono pochissimi al mondo di passiti rossi, ha dei profumi e dei sapori che sono molto caratteristici, ricordano i frutti di bosco, l'amarena, la rosa, poi si integra nella macchia mediterranea. E, è un prodotto che però insomma costa molto, perché la resa è bassissima, cioè praticamente per fare una bottiglia da mezzo litro ci vogliono 4 kg d'uva più o meno. Disponibili nei punti vendita Coop Fi sono, oltre all'Aleatico, il rosso fatto in purezza con uve sangiovese, il rosato fatto con il metodo del salasso, ovvero un prelievo molto anticipato del mosto, e infine il punto di forza dell'azienda Le Sughere, il bianco dell'Elba. Sul bianco usiamo 3 vitigni autoctoni, che sono il vermentino, ma soprattutto l'ansonica, e il procanico, che è la variante elbana del trebbiano toscano. Ecco, mescolandoli insieme io ottengo l'Elba bianco. Poi li facciamo anche separati, cioè ciascun prodotto viene anche fatto da solo in purezza.